La compagine padovana dell'Eurologistica Vispa, saldamente in testa al campionato nazionale di B2 femminile, sta vivendo una stagione ricca di soddisfazioni. Il mister nostro Alessandro Greco sta guidando questa macchina nel migliore dei modi, la sta facendo camminare in maniera perfetta. Ricordo che siamo anche, oltre a questo campionato dove siamo capolisti, siamo in finale della Coppa Italia e quindi credo che sia un'ottima annata, ecco. Il coach Alessandro Greco individua i punti di forza della formazione. Punto di forza sicuramente di questa squadra è il gruppo, perché è un gruppo molto coeso, probabilmente senza individualità di spicco. Abbiamo qualche giocatrice d'esperienza come la Rolla o il Libero Cervella, però direi che è la buona amalgama che si è creata e il buon sviluppo del gioco corale, secondo me, è il punto di forza principale della squadra. Dove invece si può ancora migliorare e quali insidie si nascondono nel prosieguo del campionato? Migliorare la ricezione in alcune situazioni che stiamo sviluppando adesso, e poi anche sviluppare il sistema di attacco, che dobbiamo inserire qualche nuovo schema, qualche nuova soluzione per le situazioni dove ci possiamo trovare in difficoltà nelle prossime partite, che può capitare. Noi stiamo facendo un ottimo campionato, però non è retorica dire che non dobbiamo sentirci arrivati, perché le squadre ci studieranno, prenderanno soluzioni al nostro gioco, per cui non dobbiamo pensare che le squadre ce la lasceranno facile. Questo è quello che dobbiamo stare alto con la tensione. La giovane veterana Valentina Torresin parla dell'attuale assetto di squadra rispetto agli anni precedenti. Abbiamo un gruppo molto compatto che è stato rinnovato con delle giocatrici di livello, e rispetto agli anni precedenti facciamo un lavoro più intenso, in quanto abbiamo un allenamento in più a settimana e gli allenamenti si prolungano fin tanto che le rotazioni non riescono e non arriviamo all'obiettivo. La nuova arrivata Silvia Chiurlotto giudica positivo il suo inserimento al Vispa Volley. Per quanto riguarda la società, io mi sto trovando molto bene, e mi fanno sentire a casa, e sembra una grande famiglia, tutti sono sempre molto disponibili, e poi è anche vero che quando si vince è tutto bello, però finora non posso dire proprio nulla, sono proprio contenta. Al suo attivo il Vispa ha anche uno sponsor tifoso. Sponsorizziamo la società Vispa perché è un modo per contribuire allo sport locale e perché la pallavolo mi è sempre piaciuta fin dalla giovane età. Comune e Vispa Volley da anni collaborano per la crescita dello sport locale e l'amministrazione di Saonara ha anche inviato al CONI una richiesta interessante. Abbiamo chiesto al CONI proprio la settimana scorsa di poter suonare su tutte le manifestazioni l'inno italiano, perché l'amministrazione e il consigliere delegato e il sindaco ci crede nell'inno dei Mamelli. Com'è organizzato lo staff tecnico? Lo staff tecnico qualificato, partendo dalla prima squadra con Alessandro Greco che dirige il gruppo, coordinato anche assieme ad altre due persone. E Alessandro segue anche la parte del settore giovanile direttamente come Under 16 e in più coordina anche altre due persone che seguono la 14 e la 13. Il presidente evidenzia l'impegno profuso nel settore giovanile. Pur soddisfatto dei buoni risultati raggiunti, nel palmarès della società mancano ancora i titoli provinciali. A noi credo manchi un po' qualche ragazzina di qualità, perché quantità ne abbiamo. Lavoriamo sul territorio con le nostre ragazze. Faremo un po' più fatica degli altri, perché sicuramente dovremo lavorare sul corso del tempo. Vedremo poi in futuro i risultati, li coglieremo sicuramente. Abbiamo degli elementi interessanti per poter, ma non a breve termine, ecco. Abbiamo un Under 16 prima in classifica, ci sta dando soddisfazioni. Altre squadre che si stanno muovendo bene e sicuramente con calma avremo i risultati anche da loro, ecco. E la calma è la virtù dei forti.